almeno la prima. Okay. Sempre. Vai, ma... Chi è che? Prego, ma Max, inizia tu. Che cosa ti ha soddisfatto di più e che cosa di meno? Ma dico la verità, la prima amichevole con i carichi di lavoro sapevo già che si faceva di sicuro fatica. A me interessa sottolineare il grande lavoro che ha fatto la squadra in questa settimana, è quello che poi alla fine mi interessava. Oggi è la chiusura del ciclo della prima settimana di lavoro, nella quale si è fatto tanto lavoro sul fondo, la resistenza, la potenza aerobica. Secondo me sono le basi per poter poi arrivare prima sulla palla, perché poi è il segreto di questo calcio, perché per assurdo l'amichevole di oggi ci può già insegnare che una squadra con dei valori relativi, se arriva prima sulla palla e è più brillante di te, riesce addirittura in qualche occasione a metterti in difficoltà. E questo appunto ci lavoreremo, perché questo è il primo principio con il quale noi bisogna iniziare l'anno e metterselo veramente bene in testa. Al di là dell'aspetto atletico, è avventato dire che magari manca in mezzo al campo, visto che non c'è Kovacic, c'è un uomo in grado di fare il passaggio smarcante, di velocizzare la manovra, di accendere la luce insomma nei momenti più... No, ora prima di arrivare a fare queste considerazioni fatemi capire bene tante cose. La squadra ce l'ho in mano da pochissimo, ripeto, in questo momento i miei input sono andati soprattutto sul lavoro, sulla sopportazione alla fatica, ai grandi carichi di lavoro. Nel frattempo c'è anche da essere contenti, perché in passato, quando abbiamo lavorato così forte e tanto, ci sono stati molti più infortuni. L'unico mezzo infortunio muscolare l'ha avuto Kovacic, e potevo anche risparmiare io quell'esercitazione per poter, con l'esperienza che ho, potevo anche fargli evitare quell'esercitazione nella quale c'è avuto il problemino. E poi il resto invece con grande fatica hanno fatto il Falter, che anche ieri, e hanno chiuso il ciclo, ripeto, quello del lavoro veramente duro, lavorando bene, e questo, ripeto, è quello che poi mi interessa di più. In questa fase anche il discorso che mi hai chiesto tu è tutto relativo, perché quando non c'è lucidità né mentale né fisica, le gambe un vanno, si sbaglia anche, per assurdo abbiamo sbagliato tanti passaggi che sono convinto chiunque di noi, quando starà al 50% bene della propria condizione, non sbaglierà. Quindi lasciamo perdere per il momento a queste considerazioni. Dopo 10 giorni di lavoro, qual è la cosa che ti dà più speranza e quella invece su cui magari c'è da lavorare di più come prime sensazioni? Io l'unica cosa che, ripeto, quando i carichi di lavoro saranno più consoni a fare calcio vero sul campo, c'è da vedere un modulo nuovo, un'organizzazione precisa. I ragazzi non sono abituati e ci metteranno probabilmente qualcosina in più di quelli che avevo già da qualche anno, parliamoci chiaro. E poi per esempio gli esterni, per esempio Nakatomo, sapete benissimo, è arrivato in ritardo, Pereira è arrivato oggi, gli altri ragazzi, Obi per esempio, che stava un pochino meglio già il secondo tempo con Alvarez, erano un pochino più brillanti, hanno fatto qualcosina in più. Però ecco, anche quello, bisogna che gli esterni capiscano bene quello che voglio, con la coordinazione con la mezzala che gli avvicina, insomma sono tante cose che probabilmente ci si perderà un pochino più di tempo, ma insomma ce n'è abbastanza per poi arrivare alle partite che contano in un certo modo. Personale, se posso toglierla, magari interessa anche a loro ovviamente. Guarino ha giocato la miglior partita forse nell'Inter a Torino con la Juventus, in posizione centrale, rubando palle, andando a far gol, proprio facendo male in quella posizione lì. Può essere lui l'incursore? Ma lui, quella era una partita, l'ho vista, una grande partita, però è una partita che è stata fatta molto sulle ripartenze. Io vorrei, quando la squadra sta bene, se voi avete visto gli allenamenti, che noi imponiamo noi il gioco, non si deve andare solo sulle ripartenze. È chiaro, per esempio, oggi in questo argomento abbiamo sbagliato anche qualche movimento in quel senso, no? Perché ci sono momenti in cui la squadra avversaria ti costringe a stare basso e devi saper ripartire veloce, come facevamo l'anno scorso ad esempio con il Napoli. A volte certi meccanismi ancora non gliel'ho nemmeno spiegati sinceramente, perché non c'è stato tempo. Però ecco, la posizione di Guarì la valuterò piano piano. Guarì è un giocatore con delle doti importanti e cercherò di capire dove sarà meglio collocarlo. Però ripeto, ci vuole un po' di tempo. Gazzetta.